J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Bentornati alla nuova puntata delle Fritte dal Belgio Non Solo. Ciao Marco, ciao Pietro, ciao a tutti. Questa settimana il titolo della puntata è Right to Cure. Che vuol dire in un italiano diciamo un po' più modesto. Eh, il diritto, di, diritto alla cura. E abbiamo scelto questo titolo eh, perché è lo stesso titolo di una, di una petizione che è stata lanciata qualche mese fa. Eh, di cui Marco a, a brevissimo ci spiegherà nel dettaglio eh, che cosa contiene, ma eh, qui parliamo del eh, diritto ad avere un vaccino, un diritto alle cure per il Covid. E, e vogliamo cominciare questa puntata con una, con una cosa bella, un, un esempio che, che ci è piaciuto. Uh, di, uh, di sfruttamento dei social per un qualcosa di positivo. Forse lo possiamo, Marco, uh, um, posizionare un po' così. Perché nel, negli ultimi giorni è diventato virale, con decine di migliaia di visualizzazioni, un video uh, di una parlamentare europea che di cognome fa Aubry ed è la vicepresidente del gruppo uh, della sinistra al Parlamento europeo. È un video in cui c'è il suo intervento nei, nei confronti del, eh, del capo del, dell'esecutivo, uh, la van der Leyen, così si chiama mi sembra che si chiami. Della presidenza della corretta, commissione, esatto. E dove si, si chiedono alcune cose, insomma, la, 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 il capo dell'esecutivo non sembrava essere particolarmente contenta e, e adesso Marco ci spiegherà uh, perché. Insomma, eh, l'intervento non è proprio graditissimo alle nomenclature europee. Sì. Uh, la petizione cosa, cosa chiede poi alla fine? Sì, la, la petizione, proprio semplificando, oh, chiede, dunque, è, intanto è uno strumento oh, che esiste eh, nell'Unione Europea, è una petizione all'Unione Europea. Che punta a spingere la Commissione e l'intera Unione Europea a prendere una posizione favorevole a quella che già l'India e il Sudafrica hanno preso nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per un'immediata moratoria sui brevetti per i vaccini durante il periodo di pandemia. Quindi di applicare per i vaccini anti-COVID quello che già. Negli anni '80 conquistò il Sudafrica di Mandela rispetto, in Africa rispetto ai medicinali anti-AIDS. Quindi, una sospensione non è, è l'esproprio proletario no, uh, dei brevetti, ma è dire eh, nella fase di pandemia, tanto più che i vaccini sono stati i, i prodotti anche e soprattutto grazie a un fortissimo aiuto pubblico. L'Unione Europea ha messo una gran quantità di denaro, o con, eh, ha dato una gran quantità di denaro prima, al buio, alle multinazionali farmaceutiche per produrre questi vaccini. In questo momento il brevetto sul, della produzione del vaccino non dovrebbe valere, e questo dovrebbe permettere anche altre grandi industrie farmaceutiche di produrre quella quantità di vaccini che occorrono e che oggi non abbiamo per poter vaccinare massicciamente l'intera popolazione mondiale. Questo è il succo Preto. e la, posteremo il link a questa, questa petizione popolare che in Italia è stata appoggiata da diverse eh, organizzazioni, associazioni e alcuni partiti e, e citiamo la CGL come l'organismo più forte, più grosso di quelli che hanno appoggiato questa uh, petizione. E allora Marco, chiarissimo l'obiettivo della petizione. Adesso passiamo a un altro un argomento collaterale. Questi vaccini, come tu hai ricordato, sono stati messi in produzione grazie anche a un'iniezione di denaro pubblico massiccio, però ci sono stati due o tre punti eh, critici, dico ci sono stati anche se in realtà molti di questi non sono ancora risolti poi eh, oggi. Allora cominciamo a... A parlare di questi due tre punti che noi crediamo importanti e che poi spiegano anche perché eh, questa petizione sta avendo un discreto successo diciamo diciamo così allora il primo punto è la questione dei contratti marco perché ci sembra che non, non, non tutto è stato proprio trasparente trasparente no? sì eh, la questione dei contratti è una questione delicata eh, anche se eh, bisogna capire che eh, eh, c'è una giurisprudenza sui contratti. Per esempio, quando... Oh, e eh, anche sulla pubblicità dei contratti, esistono delle regole. Allora, sicuramente si potevano forzare per avere dei contratti più trasparenti, visto che stiamo parlando della salute pubblica, però non è stato fatto. Questo comporta, ad esempio, oh, anche nel video della Aubry, eh, la, la, la deputata mostra il contratto tutto nero perché la parte che è stata resa pubblica è piccolissima allora bisogna sapere che se tu non cambi le regole prima in caso di contratti fra privati e strutture pubbliche occorre l'accordo di tutte e due per pubblicarli quindi se la casa farmaceutica dice no e non è che la commissione può prendere e pubblicare tutto. Però sicuramente ci sono dei problemi nei contratti, soprattutto per la parte che si è letta, c'è il grosso problema delle, della mancanza di penali nel caso di ritardo, come c'è stato, no? nel senso che le grandi case farmaceutiche hanno scommesso, tra virgolette, su una capacità produttiva maggiore di quella uh, possibile di quella che concretamente stanno facendo. Oh, il problema è che è difficile applicare delle penali nel momento in cui tu permetti che nei contratti si parli di in, produzione nel meglio delle capacità produttive e, e non metti delle clausole molto strette e precise, cioè se tu entro il giorno X non mi hai dato tanto stai, stai male, perché io, io ci ho provato, ho fatto il meglio di quello che potevo. E fra l'altro, un altro dei problemi dei contratti è la differenza dei prezzi e, e anche una certa ambiguità. E, e proprio di oggi, quando stiamo registrando questa trasmissione, il fatto che in Italia è stata bloccata uh, una consegna di alcune centinaia di migliaia di dosi di vaccino di AstraZeneca all'Australia, proprio perché l'Australia si era impegnata a. Consegnare prima ai paesi dell'Unione Europea, in questo caso l'Italia, eh, e aveva detto: No, no, io per carità di Dio, ne sto producendo un po' di meno, non ci arrivo, ma non è che sto dando lì fuori. No, li stanno dando fuori perché ci sono dei prezzi differenti. Allora l'Unione Europea ha strappato, anche perché ha messo al buio una gran quantità di soldi, cioè 2,7 miliardi di euro. O per sviluppare i vaccini e per aumentare le capacità produttive e eh, che sono stati messi al buio perché poi se le case farmaceutiche non arrivavano o arrivavano dopo quattro anni invece il vicino eh, in ogni caso quei soldi li aveva messi allora in base a questo eh, l'unione europea ha strappato dei prezzi più bassi eh, rispetto alle dosi rispetto a quello che per esempio paga gli uk quello che pagano gli americani e quello che paga Israele. Per farvi un esempio, Pfizer, l'Unione Europea paga 12 euro e Israele 23,50. Questo ha comportato uh, il fatto che nel momento in cui le case farmaceutiche producevano di meno, i vaccini sono andati a chi pagare più. Rispetto a chi pagava di meno perché perché sono banditi sostanzialmente e non gliene frega niente eh, degli interessi generali. E, a, la questione dei prezzi esce fuori anche per AstraZeneca: no? AstraZeneca è, è, è quella che si era contraddistinta come la più virtuosa perché aveva detto, per carità di Dio, noi fino a che c'è la pandemia non non cambiamo i prezzi e facciamo solamente rientriamo delle spese. Non, facciamo, non vogliamo fare nessun profitto ora, un paio di giorni fa è uscito un articolo sul manifesto che riprendeva il Financial Times, quindi no uh, bandiera rossa. Il Financial Times, che aveva pizzicato AstraZeneca e aveva visto che AstraZeneca sta vendendo a prezzi molto maggiorati rispetto a quello dell'Unione Europea. L'Unione Europea vende 1,78 euro a dose, sta vendendo in Uganda a 5,8 e in Sudafrica a 4,32, appellandosi al principio che i prezzi erano bloccati nella pandemia e pare che AstraZeneca abbia dichiarato la pandemia chiusa nel luglio che va a venire quando ancora. sicuramente a luglio non sarà chiusa quindi come dire un certo il capitalismo è una brutta bestia e eh, quando oh, riguarda la salute pubblica è ancora peggio una brutta bestia esatto marco chiudiamo questa puntata mettendo un attimo il naso eh, su alcune soluzioni possibili perché il problema è chiaro non c'è un numero di vaccini sufficiente eh, prodotti in maniera rapida per vaccinare tutti in un unità di tempo abbastanza breve. Ci sono diverse soluzioni sul campo per, eh, diciamo, per mettere eh, una pezza a questo, a questo discorso. Allora, il primo è sicuramente eh, quello che chiede un po' la petizione: no? di dichiarare eh, sicuramente eh, sospesi i vaccini eh, finché la pandemia non sarà conclusa e quindi tutte le aziende, grandi, piccole, laboratori di Stato, sottoscala, si possono mettere a produrre il vaccino, ognuno nei propri territori, nei propri paesi. Però ci sono anche una serie di altri approcci che poi alla fine fanno un po' la differenza eh, tra destra e sinistra, diciamo, Esatto, una, diciamolo, cioè che sempre dicono che non c'è più differenza a destra e sinistra, no, c'è chiaramente. C'è questo modello, come tu dici, che tocca gli interessi delle grandi multinazionali farmaceutiche. Poi c'è il modello che non li tocca, e lì c'hai da un lato il modello della, uh, come dire, della moral suasion alla francese. Siccome in Francia c'è Sanofi, una grande multinazionale farmaceutica che produce, i francesi stanno facendo appunto pressione. Su Pfeiffer e su AstraZeneca, dicendo: dai fa un accordo con Sanofi che così li produce pure lei. Non te tocco il brevetto, eh, per carità di Dio. Te metti d'accordo con Sanofi, prendi i tuoi soldi, giustamente tutto quanto. Poi c'è il modello dei cosiddetti sovranisti, i, i sovranisti di destra. Diciamo per non far nomi in Italia, Salvini, Meloni, giusto? Che ugualmente per carità di Dio, dica a qualcosa nei confronti delle grandi multinazionali e semplicemente oh, vabbè, compriamo da qualcun altro c'è Stani Russi per esempio allora uh, di nuovo sì va benissimo moltiplicare ed è, ed è stata in fondo la strategia dell'Unione Europea in una puntata un po di tempo fa avevamo spiegato bene tutte le cose e ci sono sei i contratti in essere eh, tre già sono producono i vaccini. Il quarto è Johnson Johnson che dovrebbe arrivare, ma ce ne sono già altri due. Quindi ci potrebbe essere anche il vaccino oh, russo se l'agenzia del farmaco europeo oh, accerta tutto. certo, Bisogna sapere che il vaccino russo, oh, dai dati che io ho letto. In Russia è stata vaccinata finora il 3% della popolazione, cioè la Russia è la popolazione più grande di tutta l'Europa, quindi il loro 3% sono svariati milioni, però non è che c'è tutta questa iperproduzione eh, dei, dei, dei vaccini. Quindi il discorso della moltiplicazione dei centri produttivi rispetto a una quantità che è limitata di brevetti. Possibili, di vaccini sviluppati e disponibili è la vera soluzione. Semplicemente intacca una, la, la potenza e la capacità di fare eh, profitto di queste grandi multinazionali. e Per chiudere qui Pfeiffer, pochi giorni fa, abbiamo visto che Pfeiffer ha fatto 15 miliardi di utili aggiuntivi con un margine di profitto del 30%. Fra l'altro non nella parte dell'industria farmaceutica legata al vaccino Covid, abbiamo anche letto che in alcuni stabilimenti stanno licenziando. Esatto, quindi c'è ecco. eh, anche sui vaccini c'è la destra e la sinistra per cercare di risolvere questo problema. Allora Marco, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, i vaccini cinesi, cubani, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che sta cercando, come dire, di aiutare un po' Uh, i paesi che eh, per, per questioni economiche non possono permettersi i vaccini occidentali, ma forse ne, ne, ne riparleremo in una prossima, in una prossima sì. occasione. Nel Purtroppo non finisce qui la questione rapidamente e avremo modo di ritornarci. Esatto. Ringraziamo tutti per aver visto questo video, chi ci ascolta il lunedì sera uh, su Radio Mir. Condividetelo con i vostri contatti, soprattutto quelli che pensano che poi non c'è mai differenza tra le cose, potrebbe aiutare nella riflessione. E ci vediamo alla prossima settimana. Ciao, ciao!